Oggi vi parlo di un survival MMO con ambientazione vittoriana che sembra davvero promettere molto bene. Ho detto MMO, ma in realtà si tratta di uno shared world, ovvero una mezza via fra un co-op multiplayer e un MMO, un po' come Valheim per capirci. Nightingale è ambientato nell'Ottocento, in un universo alternativo vittoriano in cui la magia viene regolarmente utilizzata da centinaia di anni. E proprio attraverso la magia gli esseri umani sono riusciti a costruire una rete di portali di teletrasporto che comunicano con ancora altre dimensioni. L'umanità in Nightingale ha ottenuto accesso alla magia tramite degli esseri mitici che si sono ripresentati dopo un lungo periodo di assenza. Le solite frasi, raga, un'antica forza che si risveglia, una roba così. E ad un certo punto la rete di portali collassa, lasciando i Realm Walkers, ovvero i giocatori, dispersi per le varie dimensioni. Ecco quindi quali sono le premesse da cui parte Nightingale. Lo scopo dell'umanità e dunque dei giocatori è quello di sopravvivere, sì, ma anche quello di ritrovare la strada per la città di Nightingale, ovvero il centro della magia. E per farlo i giocatori dovranno avventurarsi nei pochi portali funzionanti rimasti, combattere mostri, ottenere equipaggiamento e nel frattempo costruire una base in cui vivere, e dunque potremo costruire case ed edifici in cui riposare e ripararci. Nel trailer, dicono gli sviluppatori, c'è un momento che mostra le varie possibilità del mondo di gioco. Stanno parlando della scena in cui un gigante riceve un'offerta dai giocatori. Ecco, questo è solo un modo in cui si può gestire l'incontro con il gigante. Poco dopo nel trailer vediamo un gruppo di giocatori affrontare un gigante, lo stesso di prima, che però questa volta sta attaccando i giocatori e distruggendo il loro insediamento. E questa è un'altra maniera di interagire con il gigante. Ogni scelta, dunque, porta a conseguenze differenti. Le risorse ottenute durante l'esplorazione possono essere investite nello sviluppo del personaggio oppure nella costruzione di basi in giro per la mappa, con edifici e anche fattorie. Sarà possibile giocare in solo o con altri giocatori, anche se non è ancora stato definito un numero preciso per il party. È sicuro invece che non ci sarà PvP. Da notare che il gioco sarà in prima persona. Ci saranno anche degli NPC, ma non combatteranno insieme ai giocatori, saranno semplicemente dei personaggi con cui parlare e che serviranno a fornirci quest e informazioni sul mondo, un po' come in tutti gli MMO o in tutti gli open world. A livello grafico il gioco sembra valido, anche se molte delle immagini del trailer non erano gameplay vero e proprio, erano filmati. Le ambientazioni sembrano essere anche abbastanza varie. Nel trailer si vede una specie di foresta, una zona desertica piena di nemici e anche un'area urbana con un look molto steampunk. Molto ispirato anche il design dei nemici, ma ovviamente ancora un po' troppo presto forse per giudicare. Devo dire poi che io non è che sia un grande amante dell'estetica vittoriana, dunque vestiario e armi non mi spinano molto, ma bisogna riconoscere che il gioco è oggettivamente bello da vedere, e anche proprio per questa scelta estetica. A detta degli sviluppatori ci sarà molta interazione con il mondo di gioco e molta libertà. Sono stati veramente tanto generici, probabilmente anche perché al momento non vogliono rivelare troppo del gioco. Ma è giusto anche riflettere sul fatto che hanno già invitato i familiari del team al lavoro sul gioco a testare Nightingale, quindi c'è già qualcosa di giocabile, insomma. Nonostante questo, però, non ci sono ancora informazioni su una possibile data d'uscita per il gioco, anche se gli sviluppatori ci assicurano che ci sarà una sorta di closed beta durante il 2022. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Nightingale. Ovviamente iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche e mettete like, che sono tutte cose che aiutano veramente un sacco il canale. Grazie a tutti e ci vediamo come al solito al prossimo video.